Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7. Oggi siamo un filo in anticipo, 6:58, è venerdì, siamo in collegamento con il professor Marco Gervasoni. Buongiorno Marco, come stai? Buongiorno Daniele, io bene, spero anche tu e tutti i nostri ascoltatori. Allora, senza frapporre in dubbio le aperture dei quotidiani di oggi, la verità, l'unico condono che piace a sinistra è la sanatoria per gli immigrati. Il PD si accinge a dare il permesso di soggiorno a tutti, lo scopo è duplice. Risarcire sardine e vescovi per l'aiuto elettorale in Emilia-Romagna e fare cassa. Ogni concessione, infatti, sarà a pagamento e si ipotizza di rastrellare 70 milioni. Vedremo Maurizio Belpietro su questo. Il Fatto Quotidiano prosegue invece la sua campagna iniziata ieri su un fatto che, se fosse vero, sarebbe in effetti molto brutto e molto discutibile. Una presunta delibera che però ancora non si vede del Senato, di una commissione interna al Senato che potrebbe ripristinare i vitalizi per tutta una serie di parlamentari del passato, cosa che sarebbe obiettivamente un pugno in un occhio, diciamo, a un pezzo rilevante di opinione pubblica. E che fa il Fatto Quotidiano? Prende la frase iconica di Pietro Savastano, il personaggio di Gomorra: «Mo ce ripigliamm tutto chella che è nuost», così speriamo di non aver pronunciato troppo male. Invece il Corriere della Sera ci porta a temi decisamente più gravi, nel senso che riguardano tutto il pianeta, ma ora pure l'Italia. Virus, primi due casi accertati in Italia, e sul coronavirus altre tre aperture. Il Tempo: il contagio è arrivato a Roma. La Stampa: coronavirus, primi casi, ricoverati a Roma due cinesi, è allarme. Vediamo anche Repubblica: virus colpita l'Italia. E invece ultima apertura che segnaliamo, che ci riporta invece alla politica interna e a un duro giudizio sui giallorossi, il giornale: Zingaretti più Conte, record di disoccupati. Marco, se sei d'accordo, partiamo da un paio di segnalazioni dalla Verità, su due temi rilevanti. Quello che fa l'apertura della Verità, Maurizio Belpietro, questa storia della sanatoria: il governo si prepara a far sparire in un solo colpo 700.000 clandestini che soggiornano in Italia. Altro che Salvini, ironizza Belpietro, ci voleva Conte per eliminare il problema dell'immigrazione che tanto preoccupa gli italiani. Come? Con un ponte aereo che riporterà la maggior parte degli extracomunitari in Africa o nei loro paesi d'origine? No. Oppure con delle traghetto che faranno la spola tra le sponde del Mediterraneo? O ancora spedendo gli stranieri che non hanno diritto di restare in Italia oltre frontiera, cioè in Francia o Germania, dove molti di loro vorrebbero arrivare? Niente di tutto ciò. Il giurista, che alberga nel cuore del Presidente del Consiglio, ha in serbo una sorpresa in punta di diritto, ovvero una maxi sanatoria che regolarizzi gli irregolari, trasformandoli tutto a un tratto in regolari. E tutta la spiegazione nel pezzo di Belpietro e nei pezzi di Simone Di Meo e Fabio Amendolara, che molto vi raccomandiamo. La Verità a oggi però anche un altro allarme, quindi c'è allarme sul tema immigrazione, ma allarme anche sul tema pensioni, perché Claudio Antonelli è andato a esaminarsi bene il report del Fondo Monetario Internazionale, che già era apparso devastante ieri sul tema della proprietà immobiliare, chiedendo altre tasse sugli immobili, come se 22 miliardi di patrimoniale sugli immobili fossero poco in Italia. E che cosa ha scoperto Claudio Antonelli? Che c'è una richiesta di intervento sulle pensioni. Fondo Monetario Internazionale: pensioni giù del 30%, e il PD esegue. Il Fondo Monetario ordina di legare assegno, età del ritiro e contributi universali. Questo si tradurrebbe in un salasso per gli anziani. I sindacati, che stanno trattando sull'addio a quota 100, si accorgono della fregatura, mentre il vice ministro Dem Misiani si accoda. Marco, senti, così ci avviciniamo anche a un tema che affronteremo tra poco, il vertice di governo, cioè questi vogliono galleggiare, comprare tempo, durare, tirare a campare. Però se invece dessero seguito a una serie di desiderata dei loro danti causa internazionali, non sarebbe galleggiamento, sarebbe un altro modo di tosare, per non dire scorticare le pecore. E come ne escono tra non fare nulla e fare le cose sbagliate che vengono richieste da Bruxelles o in questo caso dal Fondo Monetario?
Sembra che il programma, diciamo, dopo le elezioni dell'Emilia-Romagna sia più tasse e più immigrati. Più tasse perché, come hai spiegato tu, più immigrati perché, attenzione, il progetto di affrontare l'immigrazione clandestina regolarizzando tutti può sembrare una battuta, diciamo, di black humor, però in realtà ci sono figure negli Stati Uniti, ovunque, che lo propongono, in Italia per esempio più Europa sostanzialmente. Quindi il problema dell'immigrazione clandestina è appunto dato dal fatto che c'è una legge che li considera clandestini. Se non sono più considerati clandestini, ma vengono regolarizzati, il problema è risolto. Ovviamente poi che questi aggrediscano i bambini nei parchi, le donne nelle strade, che si accumulino fuori delle stazioni dove non si può entrare e uscire, così quello naturalmente è un problema secondario per chi propone questo progetto. Però c'è questo, è un progetto sostenuto dalla Chiesa e così, io credo che il governo andrà avanti su questo. Prendiamoci una pausa rispetto alla politica italiana, ma una pausa tutt'altro che rassicurante, la storia del coronavirus. Allora, qualunque giornale sceglierete di acquistare, troverete oggi tre notizie. Per un verso, che in grave ritardo pure l'Organizzazione Mondiale della Sanità, qualcuno dice in grave ritardo per le pressioni di Pechino, si è svegliata e ha detto: ah, c'è un'emergenza globale, guardate un po'. La seconda notizia è la decisione del governo di chiudere i voli da e per la Cina, e la terza notizia è proprio quella dei due turisti cinesi in Italia positivi, e tutti i giornali fanno delle tabelline molto utili sulle regole della quarantena in Italia, sugli strumenti che l'Italia si è data. Per la verità, esiste dal 2003, epoca Bertolaso. Allora l'emergenza era SARS, un protocollo molto serio al quale speriamo che ci si attenga. Ci sono però due elementi. Uno è originale e lo coglie La Verità in un pezzo di Stefano Graziosi, che dice: guardate, attenzione, che non c'è solo il, diciamo, flusso Cina-Europa. Il flusso più preoccupante è quello Cina-Africa, perché con la penetrazione cinese in Africa, con tante imprese, tanti investimenti, ci sono viaggi, e quando il virus arriva lì, in Africa non c'è un sistema sanitario e dei presidi adeguati per, diciamo così, transennare la situazione. Quindi occhio, perché lì può essere un focolaio devastante. Spiega tutto Graziosi. Pagina 14, La Verità: la sindrome cinese sbarca in Africa, stato di allerta. E poi invece c'è un tema su cui vorrei sollecitare Marco Gervasoni. Se ne accorge anche Repubblica, che pure per tanti versi è un giornale, come dire, attento anche troppo a Pechino, e però oggi fa una pagina meritoria, Filippo Santelli, che dice: il silenzio cinese. All'inizio Pechino ha taciuto l'allarme. Eh sì, perché qui un interrogativo c'è. Ieri il quotidiano più autorevole al mondo, il Wall Street Journal, ha pubblicato un editoriale dal titolo "Il virus comunista". Ecco, chiedo a Marco Gervasoni: naturalmente non è che il Wall Street Journal intendesse che il virus ha letto Marx, ma fa riferimento al fatto che quando c'è un regime autoritario, non si può sapere quali siano le informazioni giuste, nessuno risponde. Diciamo, dobbiamo porci il problema anche dei regimi autoritari, cioè ci siamo illusi che fosse un problema loro, e poi diventa anche un problema nostro, no? Ma guarda, adesso mi ricordo che quando c'era la discussione sull'ingresso della Cina al WTO, che fu fatta da Bill Clinton, nella presidenza Clinton, molti oppositori, anche dal campo conservatore, penso per esempio a Pat Buchanan, dissero: attenzione, che se noi mettiamo in un sistema di libero commercio una dittatura comunista, noi non pensiamo che la dittatura comunista diventa liberale, ma che la dittatura comunista porta fuori i suoi virus. Buchanan parlava proprio di questo, era una metafora, però poi si è concretizzata. Cioè, appunto, qui vediamo proprio tutte le contraddizioni e la follia di chi ha consentito alla Cina, appunto, i progressisti, di crescere, cioè introducendola nel mercato globale senza avere nulla in cambio, senza avere nessuna garanzia. E adesso ci accorgiamo che, così come la Cina
esporta diciamo, i prodotti e in tutto il mondo, come dire, fa del pirataggio sostanzialmente, legittimo dal suo punto di vista, esporta anche i virus. Quindi che ci si sorprenda adesso, così come non si riesce a fare il controllo dei capitali, non si riesce a fare il controllo delle epidemie. Sono due processi esattamente simili. Torniamo in Italia. Allora, ieri sera c'è stato questo primo vertice, tutti i giornali fanno dei pezzi, noi per evidente patriottismo di testata vi raccomandiamo quello della verità, la fase 2 di Conte procede così spedita che non è ancora riuscita a partire. Eh sì, perché c'è stata questa prima riunione, però soltanto di metodo, il cronoprogramma, Conte ha postato ieri sera verso le 9:30 una foto sui social di questo tavolo, insomma, io direi che quella foto sembra più che altro una natura morta, diciamo così, ma insomma, un po' tutti vi raccontano il doppio film, quello che Conte e gli altri dicono, faremo il cronoprogramma, eccetera, e quello che invece rischia di accadere, cioè essenzialmente comprare tempo e buttare la palla avanti. Né testimonianza, non la trovate sui giornali, ma la trovate su governo.it, l'incredibile nota diffusa alla fine della riunione, che sembra scritta da una specie di epigono di Arnaldo Forlani. Abbiamo iniziato a esaminare i temi, ci saranno dei gruppi di lavoro, nulla di sostanziale. Marco, si prepara una specie di melina di così palla lunga per prendersi le nomine e arrivare al 2023, ma si possono fare 2 anni e mezzo così fino alla scadenza del Quirinale? Ce la possono fare? Allora, secondo me non c'è stata nessuna vera riunione, perché se noi andiamo a vedere le fotografie di consigli di ministro, di riunioni di governo di altri paesi, vediamo che i ministri arrivano con corposi dossier sotto il braccio e dietro di loro, diciamo, spesso, anche se non sempre, hanno i consiglieri, ma comunque soprattutto i dossier sono sul tavolo. Lì invece, se voi vedete la fotografia, i ministri avevano dei foglietti, diciamo, striminziti bianchi in cui non si. Poi infatti sul web stanno giocando a battaglia navale così. E questa è la situazione. E da un certo punto di vista, sì, cioè tecnicamente la paura di andare al vuoto, il collante del potere potrebbero spingere effettivamente il governo fino alla fine della legislatura, sempre che non ci sia uno shock esterno, guerre, crisi economica o cose di questo genere. Però, insomma, c'è il rischio concreto, diciamo, non del coronavirus, che per il momento, diciamo, di cui non esagererei il pericolo, ma del Conte virus. Eh sì. Allora, spostiamo velocemente la nostra telecamera su 5 Stelle, centro-sinistra, centro-destra. Sui 5 Stelle non c'è moltissimo, ne ha tre citazioni. Alessandro Trocino sul Corriere che evoca la messa a punto, la correzione, la mezza smentita che Vito Crimi ha fatto del titolo che Il Fatto ha dato ieri alla sua intervista, e Crimi tiene a precisare che non c'è una convergenza automatica alle regionali col centro-sinistra, ma semmai la cosa automatica è che i 5 Stelle vadano da soli. Però nella smentita Crimi poi smentisce fino a un certo punto perché dice che Rousseau può approvare delle alleanze, come è accaduto in Umbria. Più interessanti, due retroscena convergenti ad Alberto Signore sul Giornale e Tommaso Ciriaco su Repubblica, che entrambi partono da quello che Bonafede, nuovo capodelegazione al governo al posto di Di Maio, avrebbe detto ieri nel vertice, dicendo: guardate ragazzi, che qui Di Maio è pronto a far casino, e quindi diciamo accontentatemi. Vediamo Ciriaco un virgolettato di Bonafede. È evidente che abbiamo due anime, dobbiamo tenerle insieme per non mettere a rischio la maggioranza, anche perché il passo indietro di Luigi non può essere sottovalutato. Così Repubblica, prendiamo anche la citazione sul giornale, eccolo qua, l'allarme di Bonafede, Luigi è pronto a tutto. Marco, un flash sui 5 Stelle, va bene, rinviano gli stati generali, ma secondo te Di Maio è in condizione di sabotare, diciamo, la convergenza a sinistra voluta da tutti gli altri, Grillo, i ministri attuali, il corpaccione parlamentare? Tu che dici?
Ma secondo me no, c'è in qualcuno, come dire, una sopravvalutazione, in parte anch'io ho commesso questo errore qualche tempo fa, una sopravvalutazione delle capacità politiche di Di Maio, no? Visto come, diciamo, soprattutto quest'estate, pensare che Di Maio potesse fare diga, diciamo, al voltafaccia, per cui. Io credo che poi Di Maio sia stato costretto probabilmente a lasciare oppure abbia lasciato, ma in realtà diciamo per certificare una sconfitta, la sconfitta forse della sua linea, cioè appunto ormai l'alleanza stabile tra PD e 5 Stelle, non vedo come possa fare battaglia dall'interno. Cioè, possono naturalmente, ma uscire singoli senatori, singoli deputati. Non lo stesso Di Maio, naturalmente, ma quello è un altro discorso, però pensare che lui faccia una battaglia all'esterno, c'è l'illusione che i 5 Stelle possano tornare indietro, peraltro una cosa che dal mio punto di vista non sarebbe neanche preferibile, perché diciamo in questi mesi abbiamo visto qual è la vera natura dei 5 Stelle, che sono immigrazionisti, persino peggio del PD sui temi cosiddetti etici, eccetera, eccetera. Quindi veramente che stiano col PD e stanno bene assieme. Spostiamoci sul centro-sinistra. Tre segnalazioni. La prima è, come sempre, da leggere Stefano Folli su Repubblica, che fa un ragionamento a tutto campo sull'intero quadro politico, ma poi fissa, diciamo, la sua lente di osservazione, e questo fa anche il titolo del commento, sullo spazio che è sempre più stretto per il centro renziano. La seconda segnalazione è una fioritura di interviste dopo l'intervento parlamentare di Filippo Sensi. Oggi si scomoda anche Francesco Merlo che lo intervista sul tema della perdita di peso del deputato, e quindi il tema del bullismo, del body shaming, come si dice. Vabbè, chissà se questa è davvero una priorità per il paese. E invece, però, forse più significativo a sinistra è l'offensiva mediatica di Bonaccini, che naturalmente è in transagonistica, ha vinto le elezioni, è il vincitore indiscusso della vicenda dell'Emilia. Ieri sera era dalla Gruber, questa mattina è su Repubblica, lo sente con Concita De Gregorio, l'intervista è celebrativa, ma attenzione, Bonaccini fa uno, anzi due passi avanti. Al PD servono coraggio e competenze. Demoliamo le correnti. Se mi chiamano ci sto. Direi, ma forse è un'esagerazione. No, no, lo dice proprio nella penultima risposta. La domanda della De Gregorio è: si candida alla guida del PD? E vedete come risponde Bonaccini. Ora sto qui. Certo, se mi chiameranno, non mancherò. Ho dimostrato che Salvini si può battere. Se vogliono studiare il modello, dico. Vediamolo insieme. Marco, questa è una candidatura. Zingaretti stamattina prendendo il caffè, insomma, forse qualche schizzo di caffè sulla camicia rischia di andargli, no? Prima di tutto bisogna ricordare che nel caso Bonaccini diventasse segretario del PD non sarebbe il primo presidente della regione Emilia-Romagna, perché Bersani fu presidente molto tempo fa dell'Emilia-Romagna, della regione Emilia-Romagna, e Bersani è stato uno straordinario segretario del PD che l'ha portato alla vittoria, come si è visto. Detto questo, con questo grandissimo precedente storico, non a caso i comunisti non volevano Emiliani, anche tu, pure l'Emilia Romagna era importante, non volevano gli Emiliani alla guida del partito, chissà perché, ci capivano di politica. L'altra cosa è che naturalmente è sempre bellissimo vedere la sinistra, perché adesso cominceranno la guerra contro Bonaccini, la diformazione dei bonaccignani, poi le solite coltellate. Insomma, io per Bonaccini vedo un grande futuro, o può essere Bersani o può essere Cofferati. Ok, spostiamoci sul lato destro dello schieramento politico. Anche qui non moltissime segnalazioni, però 3-4 cose vanno segnalate. Allora, qualunque giornale sceglierete di acquistare, il risico tutt'altro che risolto delle candidature alle prossime regionali con Matteo Salvini che,
mio avviso, con buone ragioni, tiene il punto contro alcune ipotesi di candidature, diciamo, del passato, non solo e non tanto Caldoro, in Campania, ma soprattutto la questione Fitto in Puglia. Vedremo come si comporrà la cosa. I giornali hanno tutti, diciamo, soluzioni aperte su questo. La saga della differenziazione vera, presunta, un po' vera, un po' presunta di Giancarlo Giorgetti rispetto a Matteo Salvini. Oggi chi fosse interessato, diciamo, a questo sempreverde, a questo evergreen che c'è sui giornali, trova l'articolo di Carlo Tecce sul Fatto. E invece suscita un po' di dibattito l'editoriale di ieri di Ernesto Galli della Loggia, che in modo sia consentito grande rispetto. Rispetto a Galli della Loggia, non è che desse dei consigli, diciamo, né da seguire né originalissimi a Salvini. Abbassare i toni, che non si capisce cosa vuol dire, cercare il centro e mettersi d'accordo con la Chiesa. Lo critica giustamente, a mio avviso, Mario Giordano sulla verità. Le sirene di Palazzo invitano la destra a stare con il sistema per governare. Dice Giordano: no, non devi accodarti all'establishment. Invece, più, diciamo, fiammeggiante e confuso Giuliano Ferrara, che poi cerca di mettere in mezzo anche Nicola Porro, Maria Giovanna Maglie e me. Ferrara cerca una polemica che non avrà, insomma, da aspirante estensore di encicliche a supporter del governo Conte Casalino. No, non polemizzeremo con Ferrara. Marco, che ti pare del dibattito post-elettorale a destra? Non è un po' curioso questo format, Salvini ha sbagliato qui, Salvini ha sbagliato là, Salvini è brutto, Salvini è cattivo? Però lui c'ha il 32, forse, diciamo, è da qualche altra parte che bisogna aggiungere, no? 32 in Emilia Romagna, Appunto. quindi voglio dire, è un dato. Allora, no, ma a me sembra di rivedere lo stesso film visto in settembre, no? Salvini finito, Conte, no? L'uomo che ha battuto Salvi Conte con quella pagliacciata in Parlamento, eccetera, eccetera. Dopodiché, diciamo, abbiamo visto che cosa è successo. Succederà la stessa cosa sostanzialmente adesso. Quello che non capiscono, anche quelli. Diciamo all'interno del cosiddetto centrodestra che dicono abbassare i toni, che non si capisce cosa vuol dire, tutta una serie di cose. È che non è che l'Italia o l'Occidente stavano bene, erano tutti tranquilli, tutti erano contenti, poi arriva Trump, arriva Orban, arriva Salvini e questi istigano l'odio, no? Perché, diciamo, chi ha questa visione deve comunque andare anche magari a far visita a uno psichiatra. In realtà Salvini, Orban, Trump, eccetera, eccetera, sono dei prodotti, diciamo, di un mutamento radicale che c'è stato. Per cui nel momento in cui qualcuno di questi venisse meno per qualche ragione, oppure passasse dalla parte dell'establishment, probabilmente si aprirebbe un ampio spazio che verrebbe riempito da qualcun altro. Quindi, insomma, mi sembra. Dopodiché, quel qualcun altro ovviamente ritornerà ad essere brutto, cattivo, eccetera, eccetera. Però, insomma, non se ne esce se non si capiscono le cause di questo fenomeno. Segnalazioni conclusive prima dei premi finali del professor Gervasoni. Allora, assolutamente da leggere in prima sulla verità e poi gira a pagina 10 Francesco Borgonovo, la psicopolizia anti-odio del governo. È stata creata una task force e Borgonovo è andato a vedere cosa twittano quelli della task force e si fanno scoperte interessanti. Indovina contro chi twittava. Maurizio Molinari, direttore della Stampa, che parla della pericolosità per l'Italia del patto anche marittimo tra Ankara e Tripoli. Tutta la questione Brexit, oggi si raccomanda l'offerta informativa della Verità, Giorgia Pacione di Bello sui riflessi economici, chi vi parla su tutte le bufale e le balle raccontate in questi anni, le profezie di sciagura. Apprezzabile è il pezzo sul Libero che parte in prima, anche quello di Giovanni Sallusti, così come sempre da leggere l'intervista di Stefano Zurlo ad Antonio Martino sul Giornale. Invece non si capisce se sia una minaccia o una promessa, il testo a triplice firma di von der Leyen, Michel e Sassoli, pomposamente chiamati i tre presidenti, che dicono: e ora c'è un nuovo inizio, abbiamo un nuovo slancio come Unione Europea. Lo ripetiamo, non si capisce se sia una minaccia o una promessa. Per riprendervi, prendetevi un po' d'umore, un po' di buon umore, ma come dire,
È involontario il fatto che lui procuri buon umore, ve lo procura involontariamente Beppe Severgnini sul Corriere della Sera, che da 4 anni non ne piglia una su Brexit, però continua a spiegare le cose. Professore, siamo in chiusura, i premi di fine settimana. Allora, su Brexit comunque lo scenario catastrofico continua, ne abbiamo una prova sul Messaggero, quindi a cui diamo il premio Arrivano le cavallette. Il Messaggero, l'inviata del Messaggero, che è sempre stata una fiera anti-Brexit, diciamo così, dice il Regno Unito si spacca. Che è successo? Se n'è andata l'Irlanda del Nord, se n'è andata la Scozia, se n'è andato il Galles? No, naturalmente ci sono state manifestazioni, diciamo, legittime di quelli che sono contro la Brexit, ma non c'è stata nessuna spaccatura del Regno Unito. La spaccatura ce l'hanno semmai i lettori dei giornali a leggere queste cose. Non diciamo di che cosa, però, spaccatura. Premio Odia Israele col punto esclamativo lo diamo a Barbara Spinelli, che fa uno dei suoi articoli. Barbara Spinelli non riesce a scrivere meno di 10.000 battute, cioè proprio certificato, diciamo così, questo secondo me è anche molto di più, in cui sostanzialmente, in maniera, come dire, pacata, ma fino a un certo punto, dice l'apartheid di Israele. Quindi apartheid di Israele, quindi viene paragonato Israele sostanzialmente al Sudafrica, ma poi si sa, leggi tra le righe, gratta gratta, e quasi quasi viene paragonato alla Germania nazista. Premio i giudici disonorati, ne facevi riferimento tu poco fa, e c'è questa commissione nominata dal governo di presunti esperti, in Italia l'esperto è sempre presunto, presunti esperti di web, che non si capisce come volevo dire, come essere esperti di meteorologia, che dovrebbero monitorare l'odio in rete, no? Il problema è che, appunto, come ha visto, andato a vedere Francesco Borgonovo, è andato a vedere che cosa scrivevano, e questi scrivevano: Salvini fa schifo, Bonaccini spacca il culo, scusate l'espressione, a Salvini. E così, e questi qui dovrebbero, twittando queste cose ancora fino a 2 giorni fa, quindi quando la nomina probabilmente era già in corso, questi qui dovrebbero pacatamente, serenamente, censurarci, perché dai, questo è l'obiettivo. Allora, il nostro tempo è finito. Noi ci risentiremo questa sera alle 19 proprio con il vice direttore della Verità, Francesco Borgonovo. Questa rubrica torna lunedì mattina alle 7 insieme al professor Gervasoni. L'appuntamento è in edicola subito, se vorrete prendere la Verità e Panorama. Buon fine settimana, un saluto a chi ci ha seguito e al professor Gervasoni. Ciao professore. Ciao, buon fine settimana.